Buongiorno. Allora, noi siamo andati a fare degli analisi, sì, prima anch'io. Di partire per il mesico, ecco, Francesco su come si chiama? Cerottino. Il mio buco. E niente, adesso stiamo facendo colazione, quindi questo è un bel cappuccino, due muffin e delle cose napoletane, non so come si chiamano. Quindi mangiamo. Da Garnier. Ah, Francesco si è scordata la macchinetta a casa tua, quindi il vlog di questa prima parte la stiamo facendo col mio cellulare. Se vedete un po' la qualità o se è troppo mosso, colpa di Franci. Ok, allora siamo arrivati a casa e io mi sono tolto il cosetto qua, mi è rimasto un po' un segnino. Quella tizia non era un granché, vero Franci? No. A Franci ha fatto un sacco di male. Francesca nel frattempo non c'è niente, però sta facendo un po' di did yourself. Come? Did yourself. Non è dit, amore. Cos'è? Do it. Appunto. Dit. Do it. Hai detto dit. Dit. Vabbè, do it, dit. Cesar's life, life of Cesar, è uguale. Noi intanto da Garnier abbiamo anche comprato delle pizzette per pranzo. Non si chiama Garnier. Garnier. Si chiama Granier. Vabbè, ma noi lo chiamiamo Garnier. Testina, dove vai? Vabbè. Io adesso continuo a lavorare qua su questo benedetto. Ma che dici che devi caricare quel video, amore? Lo so, è difficile, cioè non è difficile, è lungo. Quindi spero di caricarlo oggi. Come sempre. Allora, lo compro io perché sennò questo video di oggi non durerà nulla, perché Cesare è tutto ancora preso dal suo video e sto ridendo perché c'è un finale sorpresa. Nell'ultima parte c'è una cosa troppo divertente. Oddio. Allora, comunque ho sono? Finito. Sembra, sì, sembra che ho finito. Quindi si spera che oggi riuscirà a caricarlo. Sono le 2:20 e noi ancora non abbiamo pranzato. Quindi adesso vado a sistemare per il pranzo. Vado a preparare. E nel frattempo che Cesar ha fatto il suo video, io ho fatto un po' di do it yourself per San Valentino. Vi faccio vedere. C'era qualcosa di là, c'è qualcosa di qua, c'è qualcosa di fuori nel balcone che si asciuga, qualcosa di qua, ma quello ancora non si vede. E sì, ho fatto un po' di cosine per San Valentino. Che cosa ti va di mangiare, amore? Abbiamo le pizzette che abbiamo comprato da Garnier. L'avevamo già detto? Da Garnier. Perché mentre mangiavamo a colazione c'era il tizio che sfornava pizzette, allora l'abbiamo comprati un po' per pranzo. E poi ti vanno i nachos con i fagioli? Il mio tipico pranzo. Vado a preparare allora. Sì, lo so, devo togliere l'albero di Natale, me lo dite sempre, ma mi dispiace. Allora, Cesar sta finendo il video e io sto preparando intanto i miei famosissimi nachos. Scusate, oggi sono super struccata, è tutto orribile, ma vabbè, tanto dobbiamo stare in casa. Allora, per i miei nachos, che cosa faccio? Uso queste, che sono in realtà nachitos, però c'è scritto tortilla, se non so perché. Io questi qua li prendo da Eurospin. Mi piacciono tanto questi di Eurospin perché sono senza piccante, hanno solo il sale. Perché il piccante delle patatine, che in Italia credono che siano messicane, in Messico cioè non è quello il vero sapore delle patatine piccanti. E comunque i nachos non si fanno con le patatine piccanti, ma si fanno con i triangolini questi qua normali. Quindi mi piacciono un sacco questi di Eurospin, li trovo sempre lì, perché appunto hanno solo sale senza piccante. Poi prendo un barattolo di fagioli borlotti, cannellini, quelli che vi pare. Li metto in un pentolino insieme a un po' di jalapenos. Noi usiamo, aspettate, questi qui, che sono della Costegna, e a Roma io li trovo da Castroni. Però insomma in alcuni supermercati forniti hanno peperoncini jalapenos di altre marche. Non questi qui della Costegna che sono messicani, però insomma si trovano altre marche. Quindi metto dentro alla padella, oltre ai fagioli, un po' dei peperoncini, vedete? E anche un pochino del sughetto, perché questi jalapenos sono tipo sotto aceto, non lo so sotto cosa. Comunque hanno un brodino, un sughino. E quindi io metto anche un po' di sughino
E poi quando si incominciano a riscaldare li schiaccio un po' con la forchetta, potete anche frullarli se volete fare una cosa proprio fatta bene, però insomma quando i fagioli diventano morbidi e si riscaldano si schiacciano tranquillamente con la forchetta, quindi io non li frullo mai. All'inizio li frullavo, ma poi quando mi sono resa conto che si poteva fare anche con la forchetta faccio così, insomma è abbastanza facile. E poi insomma dispongo i nachos su un piatto e ci verso, di solito quando sono riuscita a schiacciarli bene bene tutti, e quindi quando ho formato la cremina, e per renderlo ancora più cremoso ci metto dentro un pezzettino di robiola, in questo caso oggi ho la robiolosella e ho un pezzetto di robiola, ho un po' di Philadelphia, ho un po' di stracchino, insomma un formaggio cremoso che ho in casa. Quando lo voglio fare più ciccioso e più buono ci mettiamo, che ne so, l'edamer o il gouda grattugiato, e quando invece vogliamo stare un po' più sul leggero, insomma ci metto appunto un pezzettino di robiola o di stracchino o di Philadelphia, e i fagioli vengono un sacco cremosi e non filano tantissimo come filano con il gouda o l'edamer, però insomma vengono bene, quindi ultimamente che vogliamo cercare almeno di stare un po' attenti, anche se non ci riusciamo mai, ci metto questi. E quindi mischio tutto e poi li verso sopra ai nachos e ce li mangiamo belli caldi. Quindi adesso finisco e poi aspetto Cesar che scende e mangiamo. Tra l'altro ci abbiamo anche le pizzette oggi, quindi non so se scaldarle nel forno o mangiarle fredde, adesso glielo chiedo. Ok, allora Franci è quasi finito praticamente. Io il video è quasi pronto, diciamo è pronto, ma lo devo rivedere un'ultima volta. Ma purtroppo è durato troppo. È andato sui 20 minuti, quindi. Però è bello. Andate a vederlo che ci ho messo molto impegno. Che fai, lecchi? Non si fa. Eccola qua. Adesso stai mettendo il coriandolo che hai preso sul balcone. Sì. Un po' bruciato, questo è viola, dovrebbe essere verde. Però è buono lo stesso. Non vedo l'ora di mangiare. Andiamo a tavola. Comunque qua c'è il computer, così lo finisco di vedere e lo metto subito a caricare. Sicuramente allora a questo punto si caricherà prima col video di questo vlog. Oddio. Beh, oggi avrete due video su Life of Cesar. Mangiamo. Allora, io voglio questo, un po' di coriandolo. Mi mancavano le cose messicane, amore, in questi giorni tutta sta pasta, cose italiane. Noi è questo che mangiamo sempre di solito. Buoni. Non è vero che li mangiamo sempre di solito. Vabbè, prima mangiamo sì. Spesso però. Comunque in molte mi avete rimproverato per quella lasagna. Avete ragione, è stata una prova. Non abbiamo controllato niente su internet, niente di ricette, niente, quindi siamo andati così a intuito e devo dire che era molto buona, era buona, non era cattiva per niente perché comunque formaggio con la carne è sempre buono, ma effettivamente sapeva un po' diverso rispetto alle lasagne tradizionali, giusto? Quindi ci riproveremo con tutti i consigli che ci avete dato voi, e perché li abbiamo letti e li abbiamo, io ho risposto anche tanti. E quindi faremo tesoro delle vostre conoscenze. Che fai? Mangi tutto te? Scusa, io parlo. Ok, noi siamo usciti un attimo. Sembra una suora. Non ci metto poco, ok. Siamo usciti un attimo a fare una passeggiata perché non ce la facevamo più a stare a casa. Il video l'abbiamo messo a caricare comunque. Quello là, speriamo bene. Veramente è venuto troppo lungo. E due. Perché, vabbè. Se vi piace quella tipologia di video lasciate i commenti sotto quel video, ovviamente, perché questo uscirà dopo. E possiamo dirlo che cos'è allora, no? Sì, sì. Tanto ormai l'avranno visto. Vabbè, è quel video là, quello su Cracovia. Quello su Cracovia. Sul viaggio. Praticamente l'abbiamo chiamato viaggi low cost, che sarebbe tipo la una specie categoria di rubrica. Sì, tipo una rubrica. E poi tra parentesi. Entriamo nel tunnel. Tra parentesi Cracovia. Senti un po' che figo l'audio. Poi se vi piace, Cesar può fare altri video della stessa categoria, tipo della stessa rubrica viaggi su altre low città. Cost, oppure
viaggi magari europei ma non low cost, tipo Londra, Parigi, che non sono low cost, ma perché si spende tanto, ma si può fare low cost lo stesso. Mm-hmm, sì. Perché si può spendere sempre poco rispetto a quello che spenderesti o andando in agenzia o comprando le cose di linea, eccetera. Vabbè, comunque andate là e lasciate i commenti là. Sì. Io, cioè, l'idea è che il prossimo viaggio... Sì, tanto, quindi mettetevi tanti mi piace, dai. Un sacco di giorni. No, più che altro perché la prima volta che lo faccio devo capire come funzionano tutti questi programmi, queste cose qua. Invece di usare il programma, quello più facile, che usavo prima io, si è messo subito in quello là difficilissimo. Sì. Quindi l'ha fatto col programma difficile, è stato bravissimo. Quindi, vabbè. Comunque, i prossimi video penso di farli... Cioè vorrei mettermi il limite di 10, massimo 15 minuti, massimo. Sì. Ma vorrei farli entro 10 minuti, così è una cosa più... meno lunga e più... Anche che scorre meglio. Anche più veloce da editare, amore. Sì. No, diciamo che l'editing è quello il problema. Bisogna metterci più editing per farlo diventare più corto. Lo so. Quindi... Però vabbè, però poi ci proviamo. Troppo lunghi 20 minuti. Sì. Godetevelo, è comunque interessante, è bello. Vero? Sì, è vero, io l'ho visto. Guarda che bello qua. È chiusa la fontana. Sì. Comunque, niente, adesso passeggiamo un po' e dimagriamo un po'. Ancora quei botti. Sono i botti, ma che è Capodanno. E niente. Fa un po' di freddino oggi, sì, infatti ci avevamo tutti... Sì, abbastanza freddo. C'erano, stamattina c'erano 0 gradi, a casa mia meno 1. Casa dei Franci 0. Poi siamo andati a fare gli analisi. Ah, quella parte del video l'abbiamo fatta col cellulare perché Franci si era scordata la macchinetta. No, è che non è che me la sono scordata, è che non sapevo se volevi fare il vlog oggi o no, visto che oggi era il tuo canale, quindi non l'ho presa. E abbiamo fatto gli analisi perché, come sapete, i nostri genitori, vabbè, la madre di Francesca è... Una storia troppo lunga, vabbè, i nostri genitori sono medici. Sì. E quindi prima di farci partire per il Messico ci hanno voluto far fare le analisi. Sì. Quindi forse pensavano che eri incinta. Quindi perché ci hanno fatto fare quelli là del sangue. Cioè in realtà urine. È partito, dai Cesare, fattene uno così. Va bene. Visto che ci siamo, facciamoli fare anche a Francesca, quelli delle urine così. Ma sono cose che lei non aveva mai fatto, per esempio. Quindi è strano. Secondo me pensavano che eri incinta e quindi volevamo scappare. Forse. Quindi tipo scappiamo perché Franci è incinta. Cavolo, come glielo diciamo? E quindi niente. Comunque abbiamo imbrogliato, abbiamo messo la pipì di un'altra ragazza. Ah, non è vero. Per nascondere la verità. E quindi niente. E sicuramente saranno andati bene, dai, speriamo. Dopo vi facciamo sapere. La gente ci guarda strano. Ok. Questo video è... Andate tutto fuori fuoco. È un bel incubo. Perché nonostante da 2 ore il computer sta cercando di caricarlo, mazza, mi metti a fuoco. Ok. E mancano ancora altre 6 ore. Quindi solo per caricarlo 8 ore. Quindi forse questo vlog andrà prima addirittura. Quindi ci ho impiegato tipo 4 giorni per fare sto video. Pensate. Anche di più. Vedetelo, vi prego. Se no ci rimane male e non farà mai più video. No, non è vero. Ci provo lo stesso. Forse cercherò di farli più semplici. E la testina che è carina. Vabbè. E niente. Penso che il vlog finisce qua perché io me ne vado a casa. Perché è tardissimo, quindi è super buio anche. E grazie per aver guardato. Testina si lecca le zampine. Perché mi guardi che ti ha detto testina? Ormai ha capito che lei è testina. È certo che ha capito. Testina qui. Testina qua. Guardale. Che carina. Va bene. Mi raccomando, mettete tanti mi piace. Sì. Commentate. Suscrivetevi e anche al canale di Francesca. E andate a partecipare a quel giveaway di quelle borse là, sembra interessante. Di Camon Bags. Sì. Ma pure io lascio il commento, scusa, lo volevo tu vincere. Tu non puoi vincere. Vabbè, e grazie a tutte.
Ci sono anche dei Speriamo maschi che che stanno partecipando a quel giveaway, lo sai? Ah, sì, ho Hanno detto che visto. la vogliono regalare alla nonna la borsa o alla madre. Speriamo che il video Bravi. vi sia piaciuto. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno. Allora, io sono arrivato a casa di Francesca, ma non sono arrivato da solo, sono arrivato con un po' di roba. Pomodoro, burro, Buongiorno. mozzarella, latte e carne. Qual è l'idea oggi? Oggi